Allora, Sindaco, oggi Foggia riacquista uno dei simboli più importanti della sua storia, oltre che della comunità religiosa, anche civile. Sicuramente è una giornata bella e significativa. Entrare nella cattedrale e vederla così bella, luminosa, piena di spirito e piena di voglia di essere nuovamente la casa di tutti, è stata una sensazione bellissima. Uno di quei momenti che stavo aspettando da 3 anni. Mi sono mancati in questi anni momenti così belli, e questo è uno dei segni che, come diceva l'Arcivescovo, può essere il segno della rinascita della città, della risurrezione. Spero che le sue parole siano davvero foriere del futuro della città. Riapre solo per 3 giorni, come mai? Perché c'è da completare il lavoro sull'abside, sull'altare, ma è già oramai deciso che a metà ottobre sarà nelle condizioni anche di ospitare la celebrazione eucaristica, quindi di aprirla in maniera definitiva. Sarà retorico, ma è importante anche chiedersi il Teatro Giordano quando riaprirà. Spero che per quel periodo, fine settembre, ottobre, ci siano anche belle notizie per il Teatro Giordano. Però su questo, anche con il lavoro che sta facendo l'assessore Cavaliere e il comandante dei Vigili del Fuoco in particolare, spero di poter dare alla città qualche buona notizia. Oggi c'erano tutte le più alte autorità della città, questo è anche un buon segno di sinergia istituzionale? Non è stato mai questo il motivo della mia preoccupazione. Ci sono stati momenti in cui la sensazione era stata una sensazione di allentamento di questa cosa, però in realtà le istituzioni hanno sempre lavorato insieme e ci sono dei momenti in cui questa cosa l'ho fatta emergere ancora con più forza. Oggi è stato davvero bello poter salutare anche il mio prefetto qui, la sua presenza anche molto impegnativa, molto impegnata e sicuramente di stimolo per tutti quanti noi. Ma penso che la cattedrale sia proprio stata il simbolo delle sinergie, abbiamo lavorato tutti quanti insieme e quello è il percorso da farsi. Un motivo d'orgoglio in più per aver rientrato la fascia di sindaco, tutto sommato? Non l'ho mai smessa, perché il sindaco comunque anche nel periodo delle sue dimissioni rimane sindaco, però questo era uno dei motivi, mantenere gli impegni presi, e gli impegni presi sono impegni che vanno portati a termine. Ovviamente nella fase del percorso quotidiano ci sono anche momenti di difficoltà, di riflessione, momenti di confronto politico, e quindi c'è stata una fase in cui era necessario, secondo me, riportare l'attenzione forte sulla città. Così facendo il sindaco ha ritrovato ulteriori motivazioni che anche in una lettera aperta che ha fatto a miei concittadini si potranno chiaramente intuire.